Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Siamo al sesto giorno della novena di Natale, fratelli e sorelle carissimi. Oggi la liturgia ci propone l'episodio della Visitazione, preceduto da quel bellissimo passaggio del Cantico dei Cantici, dove dietro ovviamente l'immagine del diletto e dell'amato c'è il nostro Signore Gesù Cristo, che balza da un capo all'altro del mondo in cerca di anime che lo accolgono, sta dietro, spia attraverso le inferiate. I commentatori dicono sempre che le inferiate sono le mura della nostra anima, soprattutto quella della nostra volontà, perché lui non sfonda porte e non butta giù inferiate o cose di questo genere, attende che noi liberamente apriamo. Quindi è un po' un tema a cui tutto l'avvento, anche la seconda e la terza domenica d'Avvento in particolare, ci preparano. È una cosa che si fa in due, l'incontro tra Dio e l'uomo richiede sempre due volontà e due libertà che si incontrano. Dio ha deciso, ha già ampiamente deciso e dimostrato quello che vuole fare. Chi è sempre un pochino carente, purtroppo è la controparte di questo rapporto, che tra l'altro è quella maggiormente beneficata, anche se Dio è contentissimo di stare con la sua creatura, più di quanto noi possiamo immaginarci. Io dico sempre che senza nessuna offesa verso di lui, e non credo che sia un'offesa, insomma, chi ne guadagna assai siamo noi se accogliamo lui e la sua presenza. Ecco, qui nel Vangelo poi ci viene ricordata una modalità del tutto particolare attraverso cui il Signore arriva, che è attraverso la mediazione di Maria Santissima. Sapete bene che questo episodio è un episodio molto molto ricco. San Giovanni Battista, questa è un'interpretazione praticamente unanime dei commentatori, e attraverso questo episodio è stato liberato dal peccato originale nel grembo della madre. Sapete che qui su questo peccato originale la Madonna fuori. San Giuseppe, ci sono molti motivi di pensare che quello che pensavano quelli che non credevano all'Immacolata Concezione della Madonna sia successo a San Giuseppe, cioè che ha contratto la macchia del peccato originale, ma poi ben prima di San Giovanni Battista, quindi subito dopo ne sia stato liberato. E poi abbiamo questo episodio, perché il peccato originale, figlioli miei cari, non è una bella cosa, perché è una soggezione dell'anima nei confronti del nemico di Dio, e gli uomini chiamati a grande missione non possono stare. Vi faccio una confessione edificante. Ho ricevuto comunicazione da parte di una cara figliola del nord Italia, che credo che stiano al sesto figlio in circa 10 anni di matrimonio. Mi ha mandato questa fotografia della bambina, io non sapevo dire, mi raccomando, battezzata il più presto possibile. Mi ha risposto, dice, ma abbiamo ricevuto delle buone indicazioni dai bravi maestri, uscita dall'ospedale l'abbiamo portata in parrocchia, brava. Io ho scritto subito complimenti, dico, perché così dovrebbe essere, perché più alla larga stiamo da tutta questa monnezza e meglio è. È come quando la nostra anima, Dio non voglia, si macchia col peccato, non bisogna aspettare chissà quanto tempo. Guardate, dobbiamo pensarci a queste cose qui, cioè questo episodio, guardate che la Madonna è andata da Santa Elisabetta principalmente, cioè Dio ce l'ha portata principalmente per questo motivo, Sì, è vero che poi è anche stata 3 mesi ad aiutare la cugina che era anziana, per carità. Ma il motivo principale, la prima cosa che ha fatto è questo. Noi siamo molto leggeri su queste cose qui, ma col diavolo non si scherza. Col diavolo non si scherza, non si fa, gli faccio, vabbè, io gli fa, ho battezzi 2 mesi dopo, 3 mesi dopo, che problema c'è? Vabbè, adesso mi confesserò, muori a Pasqua, Natale, che fretta c'è? Noi ragioniamo così perché siamo purtroppo così, ma ci metto pure io dentro, non voglio fare il maestro e colui che è al di sopra di queste cose. I grandi maestri di spirito, i grandi santi, dicono sempre col diavolo, non ci sta a contatto, ma manco mezzo secondo, se ne era possibilità, via, alla larga, da lui e da tutto ciò che è il suo mondo. Perché le fa soltanto che male, e non dobbiamo starci per nessun motivo a contatto con lui. Ecco, poi chiediamo anche al Signore una grande grazia, ecco, perché la visita di Maria Santissima, conoscere, comprendere e accogliere l'importanza di Maria nella nostra vita interiore. Santa Elisabetta se ne rende conto e dice, che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Perché sì, il bambino
ha sussultato di gioia nel suo grembo, però Elisabetta è stata anche lei stessa colmata di Spirito Santo, perché se si entra in contatto con Maria, si entra ipso facto in contatto con nostro Signore. Anche questa è una cosa che i maestri di Spirito hanno sempre insegnato. C'è qualche professorone pedante, sofista, che dice no, ma Maria sì, Maria va bene, però non troppo, perché noi dobbiamo stare vicino al Signore. Ma Maria non è mica il Padre Eterno, è vero, non è il Padre Eterno, ma è il punto di raccordo con il Padre Eterno migliore e più infallibile che esista. Quindi questo discorso è un discorso sciocco e specioso, perché chi si avvicina alla Madonna si avvicina ipso facto al nostro Signore. E da lei impara, imparassimo pure noi, la nona beatitudine, beata colei che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Sapete, le beatitudini sono 8, più questa, la beatitudine della fede, quindi è la fede di Maria nell'Annunciazione, è stata veramente grande, straordinaria. Ecco, avremo modo certamente durante Natale, il tempo di Natale, di tornarci più di qualche volta. E la fede delle anime devote alla Madonna è qualche cosa di straordinario, una fede grande, viva, eroica, coraggiosa, capace di sfidare il mondo e di essere e di testimoniare appunto la fede che ha anche fino al martirio. Siano lodati Gesù e Maria.